No, sono rimasta traumatizzata. Sei mia figlia. Sei mia figlia. Sua figlia. No. E tua sorella. 40.000 like e leggeremo i direct di mia sorella. E li vedremo delle belle. Vero, non sono infami. Cosa fa male sto madre, ma prendi bene sto mondo e manda fanculo e finto il cammino. Bella a tutti ragazzi, qui è Sespo e oggi siamo con un nuovo vlog. Nel vlog di oggi sono psicologicamente distrutto perché sto registrando dopo aver preso una piccola pausa dallo studio. Perché sì, raga, infatti io stavo studiando, lo giuro, e ho preso una piccola pausa dallo studio per registrare questo video. Per me le piccole pause sono 5 minuti studio, 2 ore mi riposo, 10 minuti studio, 3 ore mi riposo. Queste sono le mie piccole pause di riposo. No dai, a parte scherzi, comunque quando vedrete questo video al 99,9% io avrò finito gli esami, perché ancora non so bene quando uscirà questo video, ancora non so bene quando sarò interrogato per l'esame orale, però sicuramente avrò finito la scuola, quindi starò sdraiato a palle all'aria a prendere il sole. O almeno lo spero. Veramente manca pochissimo per finire gli esami, quindi non vedo l'ora, perché come potete ben vedere io sono uno studioso e studio sempre. Comunque, cosa faremo nel vlog di oggi? Ieri sera stavo vedendo dei commenti sul mio canale YouTube, perché spesso mi prendo ad andare a leggere i miei commenti. E infatti raga, grazie mille a tutti voi che mi supportate, perché veramente vi amo. Ringrazio tutti i vostri commenti positivi, i vostri commenti di supporto, perché veramente grazie mille a tutti. Però leggendo anche i commenti mi sono messa a ridere per svariati commenti, che sono diciamo commenti un po', come posso dire, non proprio di odio, però un po' accattivanti. Ma non su di me, su mia sorella. Infatti io ridevo tantissimo, ho preso il telefono e ho fatto qualche screen. Mia sorella ancora non l'ha letto e quindi questo video è dove mia sorella andrà a reagire ai commenti su di lei. Adesso prendiamo il telefono e andiamo a leggere i commenti a Sara. Che poi raga, io non so perché ogni volta che registro c'ho sempre il telefono scarico. Adesso ce l'ho all'8%, quindi speriamo che non mi si scarica, perché sennò video finito. Vabbè dai, a parte scherzi, andiamo di là e andiamo a chiamare Sara. Ecco qui Sara, che poi io gli avevo detto: Sara, preparati perché adesso dobbiamo registrare. Gli ho detto un'ora fa, gli ho anche detto: mi raccomando, togli questo telo dal divano. Te l'ho detto 3 volte, grazie per non avermi ascoltato. Io l'ho detto un'ora fa, ha detto lei, quindi grazie mille. Adesso dobbiamo togliere questo telo e registrare. Dobbiamo, tutti insieme, non devo. Ah, ok, ha capito. Ci dobbiamo preparare per registrare questo bel vlog. Adesso ci metteremo qui seduti e leggerò questi commenti a Sara. Prima di iniziare, Sara, cosa ti aspetti da questi commenti? Perfetto, iniziamo subito. Iniziamo a leggere questi commenti. Allora, poi con quelli più cattivi o quelli meno cattivi? Perché ci sono commenti cattivi? Sì, ti odiano tutti. Allora, perché sto qua? Questi bambini che strada diventano ricchi da sopra una panca. Iniziamo dicendo: che buona tua sorella. Grazie. Quando è truccata? Hello darkness my old friend, I've come to talk with you. Un altro dice: che fortuna che hai. Fortuna nel... che culo che hai. No, che c'ha. È una domanda. Che culo che c'ha. Che qualcuno ha risposto. No, devi rispondere che culo che c'ha. Che c'ha, no, che c'ha. Che c'ha, fatto meno. Ah, che c'ha, che c'ha, chi è che ce l'ha? Non lo sappiamo. Io starei volentieri a manettare a tua sorella anche più di 24 ore. Sì, vabbè. È onesto. Io ci sono stata a manettare 24 ore, lui anche più di 24 ore, ha detto. Secondo me non resisteresti. Ti arrabbiamo. Oh, questo che carino. Che bella, è femmina, Gaia si chiama. No. Una persona è bella indipendentemente dal trucco, ma evidentemente le persone ignoranti e superficiali come te non se ne rendono conto. Ha commentato solo per rimorchiarti. Grazie Matteo. Dai, grazie Matteo che stai provando a rimorchiarla. Andiamo avanti. Che culo tua sorella. No, tua sorella. 819 mi piace. Grazie. Sempre rimanendo in tema culo di Sara. Tutti che guardano il culo della sorella. Ma che culo ha Sespo? Era una domanda pure questa. No, questa è proprio un'affermazione. Ma che culo ha Sespo? Infatti a scuola. Sei il culo che c'è a scuola. Tutte vorrebbero stare al tuo posto, Sara. Vieni qua, scusa, siedite. Vieni qua, un abbraccio. Tutte vorrebbero stare al mio posto, vieni qua, ti aspettiamo. Se tua sorella gira vestita così a Napoli, sentiresti "ah bella" e fischi su e giù. Ci sono andata numerose volte a Napoli e sì, mi è capitata questa cosa. Sì, sì, è normale, ma pure io quando giro a Piazza del Popolo, comunque a Roma Centro, e passa una bella ragazza, sono il primo a fargli "ah bella"
Quindi è normale, succede anche a Roma, faccio io a Roma, pensa anche gli altri a Napoli lo fanno. Anzi, per dire, ieri sono uscito a Piazza del Popolo e l'hanno fatto a me le ragazze. Quindi pensate, è normale. Questa tipa ci sta! Che bello, ieri camminavo e sentivo Alessandro! Abbono, vieni qua! Sì, è vero, al pincio. Quindi è normale, capita a tutti. Mi dai il numero di tua sorella? Come quando lo dai agli sconosciuti, vai. Così chiama il ristorante cinese. Comunque no, devo finire di leggere tutto. Mi dai il numero di tua sorella, così mi mette il suo culo nella mia faccia e mi scureggia e me la becco. No, sono rimasta traumatizzata. Che relazione c'hai il numero con me? Con le scureggia in faccia. Le scureggia in faccia. Lo sai, appena ho visto ho riso tantissimo, non so perché. Comunque, rimanendo sempre in tema hot, Teo ci dice: mi piglierei tua sorella, glielo metto così in fondo che gli tocco la spina dorsale e me la inc***o saltellini a quella. Ma questo direi che è da censura. Chi risponde a lui? Oh, devi rispondere in qualche modo. Ma hai chiamato quella? Quella, che l'hai chiamato quella? Devo ancora capire. A quella, te ti chiami quella? Devo ancora capire il messaggio. Ah no, prima dice tua sorella e poi dice a quella. Ho bisogno forse qualche ripetizione in italiano. Però vedi, no, lui c'ha uno stile tutto suo. Come i poeti che non usavano né punti. Poi da contemporaneo. Però c'è anche chi ti difende, perché lui giustamente dice: perché tutti guardate il culo di sua sorella? Godetevi il video che è bellissimo. Giusto, godetevi il video perché io mi impegno a fare video e voi godetevelo. Cioè non è che io mi impegno e poi tutti guardate Sara. Cioè guardate anche a me, perché so che faccio schifo. Però per favore guardatevi. Guardatevi per favore. Ho dimenticato di dirti che sei... Ah, questo è contro di me, non contro di Sara, quindi vai. Puoi leggere... Questo lo legge Sara, visto che è contro di me. E ho dimenticato di dirti che sei un maschilista. Non si fa così a menare alle donne. Ma vergognati! Quando l'ho visto ho riso tantissimo, perché quando è che ti ho menato? Lo sai cosa intende per menare? Quando t'ho preso in braccio e ho iniziato a girare con te in braccio. Vabbè, è un segno d'affetto. Poi lo sapete qual è la differenza? Che se veramente ci fossimo presi a botte, avrei vinto io. A parte questo, la cosa è che se io avessi veramente menato mia sorella, sarebbe successo uno scandalo mondiale, tutti ne avrebbero parlato su YouTube e anche in televisione. Però c'è anche una piccola differenza, che se durante il video fosse stata mia sorella a menare a me, il tuo commento sarebbe stato: che brava tua sorella, fatto bene a menarti, te lo meriti. È così che funziona in Italia, purtroppo. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Poi andiamo con l'ultimo commento. E questo è un commento che fa riflettere tutti. Io ci ho pensato e ho detto: cazzo, ci hanno sgamato. Sara, purtroppo è arrivato il giorno. È arrivato il giorno di dirlo a tutto il mondo. No, lo sai, non dire cosa, lo sai. Dai, dillo, vai. È arrivato, dobbiamo dirlo a tutti, dobbiamo dirlo al mondo intero. Che sei bro. Non era. Cosa? Non era questa. Cosa? Questo non era. Non è il giorno. Non è questo. Però che c'hai contro gli omosessuali? Ti dà fastidio la parola omosessuale? No, perché sarò omofoba. Quindi. Non è vero. Sì, l'ha appena detto. Che c'hai contro? È una cosa normale. Basta. Guarda, adesso pure accanto. Comunque no, è arrivato il giorno di annunciare. Secondo me, più che la sorella, è la sua ragazza. Non lo volevamo dire a tutti, volevamo aspettare il momento propizio per dirlo. Questo momento è arrivato. Però mi dovevi avvertire prima, cioè non so preparata. Quindi mi dispiace, lei in realtà non è mia sorella, ma è la mia ragazza. Vabbè, comunque regà, non è vero, è mia sorella. Papo, è vero che lei è mia sorella? Sì. Nei commenti hanno detto che in realtà non è mia sorella, ma è la mia fidanzata. E la scusa della sorella è tutta una copertura. No, non è vero, è tua sorella veramente. Ma non sono tua figlia, sono tua sorella. Sei mia figlia. Sei mia figlia. Sua figlia. No. E tua sorella. Raga, qua c'è un problema, non abbiamo capito il grado di parentela. Mamma, ci servi, mamma. Ma Sara è mia sorella, mia figlia o... Sara. Come si chiama lei? Sara è tua sorella. Ah, è mia sorella. E perché il commento ha detto che è la mia ragazza? No, è tua sorella. Ma è scontato che lei è mia sorella, perché nessuno sarebbe la mia ragazza. Cioè, non mi si fila nessuna. Ti posso avere per una notte sola, sì. Comunque, ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. E il bello inizia anche adesso. Quanti like chiedi? Per cosa? Dimmi quanti like. 40.000.
noi la buttiamo lì pure se sono tanti. 40.000 like e leggeremo i direct di mia sorella. E ne vedremo delle belle. Visto che adesso stiamo vedendo i direct, sì, ci sono veramente delle proposte sconce. Quindi mi raccomando, il like è d'obbligo. Beh, ci sono anche dei messaggi carini, questo. Questo va sempre detto. Però mi raccomando, regà, lasciate like, perché so che sono tanti, però possiamo arrivarci a 40.000 like. E se ci arriveremo, leggeremo i direct di mia sorella. Fidatevi, ne vale veramente la pena. Comunque, ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Dai, Sara, cosa hai da dire per finire? Perfetto, Sara, grazie mille anche per quest'outro, sempre di molte parole. Meno male che si è fermata, perché sennò continuava a parlare fino all'infinito. Se questo video è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Iscrivetevi per unirvi a Vlog Team e alla Sespos Family. Noi ci vediamo con un prossimo video. Baci, cuccioli. Ehi, ehi, wow, wow. Ho troppe bici in